finalmente ragazzi abbiamo il nostro server dove possiamo giocare solo noi e Sbri non viene a romperci le scatole e non è neanche spawnato. Ti fa sempre degli scherzi, romperci le scatole, come, invece qui è come se non fosse mai nato, è fantastico finalmente. Ok, iniziamo la nostra maniera, dai. Va bene, sì, dai, dai. Ok, allora come sempre legno, mi raccomando. Loro credono che io non stia nel server, ovvero come se io effettivamente non esistessi, non sia mai spawnato. E quindi adesso io andremo a fare degli scherzi, perché se hanno fatto un server del genere significa che non mi vogliono in mezzo alle scatole. E io mi ci metterò ugualmente in mezzo alle scatole. Mi raccomando, lasciate like. Ok, andiamo a vedere quello che stanno facendo. Saluto Scheser FRZ, Tommaso amico dei pinguini FRZ e Renato FRZ. Ok, allora ragazzi, volete tre case oppure facciamo una casa unica per tutti? Tre case, dai. Come tre case? Io non volevo costruire una casa, per questo l'ho chiesto. Ma tanto comunque vabbè, devi costruirla lo stesso. Fa che scatole. Appunto. Va bene. Ok, devo farò la casa più bella, cioè, I letti separati. Che cavolo. Mucca del cavolo. Non potete invitare cavolo nessun altro, questo qui è il nostro server unico. Sì, sì. Ho pensato che la mucca la stava picchiando. Ma da quando le mucche picchiano le persone su Minecraft? Che cavolo. Ma secondo me sarà Ryan? No, ho ricevuto un colpo da mezzo cuore. Wow, ok. E la mucca era decisamente arrabbiata con me, sai. Sì, certo, ti credo. Proprio una mucca. Ah, aio, Raio, non hai finito di darmi colpo? No, è stata la mucca, vedi come è pazzita. Sì, la mucca pazza, sì. la mucca stai pazza. Aio, Scusa. La prossima volta non transigo, È una mucca pazza. Aio, Ryan, di nuovo. Ma sto prendendo un albero. No, dobbiamo sabotarci, ok? Dobbiamo collaborare. Dobbiamo allora smettila di picchiarmi. Non ti sto picchiando. Tatazoa. Loro stanno giocando da soli, ma dove cavolo è andata? Tippiamoci. Ah, sta giocando per i fatti suoi. Ma tutta la legno, che scatole. Ok. Ma io non pensavo che tu avessi dei poteri, Mano. Io sono davvero... Mano. Davvero mortificata. Ma non è stata lei. Signora Mano. Ma non è stata tu, sono stato io. Dai, ma che ti urli? Ragazzo dei superpoteri. Ma sono stato io. Oh, mannaggia, è vero che non mi sentono, non mi vedono neanche loro. Dove siete ragazzi? Che poi ho pure persi. Ma tu dove sei? Eccoti, ciao. No, perché praticamente ho picchiato l'albero e si è rotto tutto. Oddio, non ci credo. Oh mio Dio, che cavolo. Mio Dio. Ma che un'altra volta? No, è qualche hack o qualche plugin, cioè una mod. L'altra volta. Dove ha le hack? È un hack per forza. Dai. No, dobbiamo giocare. Volete farmi controllo hack? No, sì, cioè dobbiamo giocare seriamente su questo server. L'unico in cui Spreezer non ci può rompere le scatole. Tu arrivi e inizi a citare. Ma io non ho le hack. No, basta. Sì, vabbè, allora hai superpoteri, certo. Sì, appunto. Guarda. Oddio, sono fortissima. Ma è vero? Sì, sta roba non esiste. Ma voglio su fare Minecraft anche io. Fortissima, mica tanto. Già. No, tu non ce l'hai potuto. Perché non va? Guarda. Dai. Io non ci gioco più con lei. Come si fanno a bannare le persone da un server? Io non ci gioco più con lei. Non si può fare. Non mi puoi bannare se no uso le hack davvero. Allora le hai. Dai, Yumi, perché mi picchi? Che ha picchiato? Sei gelosa. No, non è vero. Te lo meritavi. Perché sei gelosa? No, allora, ragazzi, dobbiamo collaborare, ok? Ok che non facciamo la casa tutti insieme, è una cosa che mi dispiace. Però non ci picchiamo vicino. Ma cosa sta succedendo? Basta, io vado a fare la casetta. Ok, aspettiamo che si fanno le casette. Ok, siamo ritornati e hanno fatto praticamente le loro case. Andiamo a vedere come rompere le scatole. Allora, quella è casa di Zoe. Vediamo cosa dicono. Okay, allora, avete fatto un ottimo lavoro con le vostre case, nonostante la mia sia migliore. Non è vero, la mia è migliore. Adesso potete fa schifo quella di Ryan. Ma che stai dicendo? Che fa schifo quella. Io ho la mia ancora. Ma che schifo la sua casa. Setto, ma non mi piace, cioè perché non mi piace così. Non la solita pigra che non vuole fare nulla. Mamma mia, proprio sei Zoe. Vabbè, poi io me la farei tu, vero? Io vado a prendere l'acqua e faccio la sua.
Ma dove l'ha presa la lana, Yumi? È possibile che ha preso così tanta lana rosa già in 3 secondi? Ha cittato, Yumi. Yumi ha cittato. Basta, dobbiamo togliergli la lana. Ragazzi, mi serve un po' di carbone. Qualcuno ce l'ha? Carbone? Forse ce l'ho nella cesta. No, no, io non ce l'ho. Cosa? Nella cesta. Ah, ok. Nella cesta. Okay. Ma cosa sta succedendo alla mia casa? Cosa? Cosa? Dove? Ragazzi! Cosa? Ma sta scomparendo la lana! Sì, sì, era orribile. No, sto scherzando, era molto carina. Ma bellissima! Ok, oddio, mi dispiace. Era troppo in contrasto, tipo quei magliati lì nel verde. Cioè ma nessuno dice che era impossibile la lana rosa prenderla, mio Dio! La ritroviamo, non è un problema, dai. No, vabbè, sì, raga, ci avevo messo un sacco. Sì, 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 a cittare ci hai messo un sacco. Guarda che stiamo giocando qui da solo un paio di ore. Anche. Appunto. Perché mi ha colpito un'ape lì? Un'ape. Raga, mi ha colpito un'ape. Qua c'è un alveare. Un'ape? Sì, qua c'è un alveare, guardate. No? No, ma siete pazzi. Ma... io non so come funzionano gli alveari su questo gioco. Raga? Cosa? Raga, che aiuto! Cosa c'è? Aiuto, sono una bolla di vetro! Una bolla di vetro. Ma che cosa sta facendo? Dove hai preso tutto quel vetro? Anch'io non voglio sono il vetro. Io, non sono ma io a costruire quella roba. Dove hai preso tutto quel vetro? Ma non riesco a uscire. No, non spaccarlo, non spaccarlo. No, no, aspetta, non spaccarlo. Prima facciamo. Cosa è successo? Ragazzi, hai visto? Non sono pazza io. Io scappo. Non sono pazza io. Ragazzi, c'è solamente una spiegazione logica a tutto ciò. Sei intrappolato anche tu, non ci credo, no. Ma qualche museo ci vuole vivi. No, basta, ma chi è che sta facendo queste cose? C'è Aerobrine nel mondo? Ma più che no, ma qual è Aerobrine? L'hanno rimosso. Non credo. L'hanno rimovuto, cioè. Rimovuto? Ragazzi, sì, no, no. Sì, l'hanno rimovuto, hashtag l'hanno rimovuto. Facile, facile, rimovuto, ragazzi. Allora, okay, prendete Sick Touch e scavate tutto questo vetro. Possiamo fare un'industria. Sick Touch, vabbè, abbiamo iniziato da poco, Sick Touch. Cioè, non è che rimarremo poveri per sempre. No, dai, beh, diciamo, continuerà a far così con io poi. Povero Ryan. Ok, ma hai pensato di costruire un tetto, Yumi? Ce l'avevo, ma qualcuno di voi due mi ha tolto perché siete stati sì, così, come se io con uno schioccar di dita potessi fare qualunque cosa. Guarda, guarda, non fa niente, non è che adesso io sono fortissimo. Sei tu, Ryan, sei stato tu, guarda, è scomparso tutto il glass. Sei stato tu. Dai, così non possiamo neanche prenderlo. Oh mio Dio, ragazzi, sono fortissimo. Ma che cosa? Stupido! Ma che è fortissimo? Ci hai rovinato il gioco, 3 ore e mezza, mi hai tolto la lana. Hai fatto un casino, ragazzi, qui e mo... Ma ragazzi, non è che Sbri che ci sta facendo qualche scherzo? Non ci provare, no, ma sono non fortissimo. È possibile, cioè... è come se non fosse mai nato in questo mondo. Vabbè. Già, non sono mai esistito io, in realtà. Vabbè, possiamo tornare a costruire. Vabbè, io continuo a piantare. Okay. Sì. Ragazzi, loro continuano a giocare. Ditemi voi attraverso un like se devo continuare, perché secondo me ci divertiamo davvero un sacco. Ci si becca.